Avremo bisogno di un po' di silenzio, ve lo chiedo gentilmente prima di iniziare. Voi avete visto Kung Fu Panda 3? Noi abbiamo oggi un'occasione speciale. Devo ringraziare, faccio un po' di ringraziamenti veloci all'inizio. Devo ringraziare 20th Century Fox e DreamWorks che ci hanno permesso questa anteprima e anche la lezione che seguirà. Devo ringraziare Fondazione Cinema per Roma, Alice nella città, che ha coordinato anche tutto il lavoro con le scuole e che lavora sempre con noi. Devo ringraziare la Fondazione Musica per Roma, José Dosal, che è il suo amministratore delegato e che ci ha permesso per la prima volta di fare in comune, con un nuovo accordo, nella Sala Petrassi questo evento. Voi sapete quant'è importante oggi il cartoon, come è diventato e uscito da quello che era solo il luogo per ragazzini e per bambini, è diventato grande cinema. Io ho il piacere oggi di presentarvi un italiano che ci onora moltissimo, che è il regista, il co-regista assieme a Jennifer Rume, il regista di Kung Fu Panda, che lavora nel magico mondo della DreamWorks, ha solo 38 anni, viene da Bologna, la sua origine bolognese, ed è Alessandro Carloni. Dovete molto applaudirlo. Benvenuto Alessandro. Grazie. Allora, vedete come siamo bravi noi italiani? Siamo andati anche alla DreamWorks, nel mondo dei sogni, come si dice. Allora, Alessandro vi regalerà una lezione di cinema e di animazione. Io solo due parole prima, perché sarà una lezione proprio vera e propria visiva di quanti minuti? Una mezz'oretta, io spero che per voi studenti può essere interessante, se voi adulti vi annoiate fate finta di essere molto divertiti. No, però per vedere molto storyboard del film, di come abbiamo creato alcuni dei personaggi. Vedete che sarà molto interessante e poi parleremo un po' e ci sarà spazio per le vostre domande. Io vorrei intanto fare un omaggio, perché so che oggi qui in sala ci sono... Mia mamma e mio babbo, dove sono? Applaudite la mamma e il papà, Giancarlo e Gabriella. Dove sono? Lì in mezzo. Ah, non si alzano, si fanno... eccoli là. Eccoli. Insomma... Bisogna dire che, come avrete capito voi che avete visto il film, che la famiglia è molto importante, poi credo che ne parleremo in questo film, quindi ci sarà qualcosa anche di autobiografico secondo me, però è importante nel tuo percorso poi oggi avere qua i genitori. Tu, abbiamo detto, vieni a Bologna, ci dici velocemente come Alessandro Carloni, nato a Bologna, cresciuto a Urbino, credo? Sì, più o meno. Ecco, quali passaggi hai fatto e per arrivare fino alla DreamWorks e quanto è contata l'origine familiare? Ma soprattutto io penso che la mia nascita come artista è appunto nata un po' dalle mie due passioni, che penso siano dovute dai miei due genitori, perché la mia passione per le arti visive appunto penso viene da mio padre, perché mio padre è appunto un illustratore e io sono cresciuto intorno all'arte, intorno all'artisti come Giovanni Mulazzani, che era un collega di mio padre. Penso vedere mio padre disegnare è sempre stata forse la più grande ispirazione della mia vita, e al tempo stesso la mia passione per le storie, per la narrativa, penso viene dalla mia mamma, perché tu mamma forse non ti ricordi una cosa che mi hai detto quando ero piccolo, che una cosa che mia mamma mi ha detto, che forse può aiutare tutti voi studenti, è che una vita non basta per fare abbastanza esperienza, perché non, molti di noi non andremo mai in guerra, grazie al cielo, non esploreremo mai nella giungla, non andremo nello spazio, però possiamo rendere nostre le esperienze altrui grazie alle storie. Io mi ricordo molto piccolino quando mia mamma mi ha detto questo, e mi ricordo che da allora mi sono innamorato del concetto della narrativa e delle storie. Ero presente il piacere estetico di una storia, ma la funzione sociale di miglioramento personale della storia è una cosa che mi ha veramente colpito quando mia mamma ha detto quello. E da allora sapevo di voler lavorare nel raccontare delle storie. Semplicemente unendo le mie due passioni, da mio padre e mia mamma, della narrativa da una parte e la passione per le arti visive dall'altra, le ho unite naturalmente a raccontare storie attraverso le arti visive, che è appunto cinema e animazione. Quindi grazie mamma e papà. Papà, dall'altro, vedi il tuo illustratore, ma noi sappiamo che ha fatto anche una cosa molto mitica per gli italiani, che sono i caroselli. È vero, lui ha fatto, mi sa che ha fatto anche il video per quando, vero Babbo? L'hai fatto. Non voglio far dirti quanto sei anziano dicendo questo, però. Vabbè, ma sai,
l'anziano è sempre saggio, come dimostra il Kung Fu Panda. Senti, molto difficile arrivare alla Dreamworks, ne parliamo dopo? No, una sciocchezza, venite tutti, andiamo poi facilissimo. Vogliono tutti venire alla Dreamworks, credo, almeno una buona parte. Eccoli qua a casa. Vabbè, dopo... No, ci sono anche molti studenti, molti ragazzi, molte scuole, molti studenti dance, centro sperimentale, quindi dopo avrete modo di capire come farete ad arrivare alla Dreamworks. O non nominiamo più eventi, ma si può arrivare anche alla Pixar, eccetera. Allora, ci introduci un attimo, visto che vogliamo subito vedere... Di cosa parlo? Sì, che cosa, a cosa devono stare particolarmente attenti? Che cosa... Ma una cosa che io... Provo a vedere molti storyboard, per chi non sa cosa sono, gli storyboard sono gli schizzi che noi facciamo per visualizzare un film di animazione molto all'inizio. E una cosa da sapere è che molti di noi quando facciamo storyboard facciamo dei disegni orribili. Sono la funzione dello storyboard per scoprire la storia, sviluppare la storia e i personaggi. Quindi vedrete molti dei disegni che, però spero vi ispirino a capire che non dovete essere bravi a disegnare se siete bravi a raccontare delle storie, quindi vedrete un po' di quello. E per il resto poi d'altro io mi devo scusare del mio italiano perché... traduco io ormai dall'inglese, quindi mi vedrete ogni tanto accamparmi in qualche vocabolo che mi manca. Ma questo è molto interessante. Molto interessante. Perché vuol dire che non dobbiamo più parlare solo una lingua. Anzi, che per fare questo lavoro probabilmente bisogna parlarne molte, anzi mescolarle un po'. Adesso io direi di vedere la tua lezione. Benissimo. Comincio. E io scendo, tu so che vuoi stare in piedi, lui è molto californiano ormai, quindi preferisce stare in piedi. Io che sedersi. Mi devo muovere, non ci riesco. Deve vedere col computer. Io scendo allora in sala, ci ritroviamo dopo. Grazie, ciao Pia. Con i punti, scusate se mi dimentico tutto. Allora, eccoci. Dunque, io oggi vi voglio un po' parlare della differenza tra raccontare storie e l'altro, forse, funzione principale di un regista. La funzione principale di un regista, appunto, non è, a mia opinione, di raccontare storie, ma di creare personaggi. È una cosa fondamentale che sembra una differenza, sembra una cosa molto simile, ma per farvi un esempio, per spiegare la differenza tra raccontare storie e creare personaggi, se io vi chiedo cosa preferireste fare, fare una cosa noiosa e anche banale, tipo rinnovare la patente, ma con qualcuno che amate, con una persona che vi fa divertire, che vi fa passare una bellissima giornata, o fare un'avventura meravigliosa intorno al mondo con uno stronzo che non sopportate. Perché questa sembra una domanda stupida, lo so, ma il nostro mestiere di registi è questo. Noi raccontiamo una storia per 2 ore, a volte anche 3 ore, e chiediamo al nostro pubblico di passare 2 ore, che sia un'avventura, che sia cambiare la patente, con un personaggio, con il nostro protagonista. E se creiamo un personaggio che è uno stronzo insopportabile, non importa quanto sia bella quella storia, odieremo il film. E questa è una cosa molto fondamentale. E la cosa importante per me che volevo dirvi è appunto che creare il personaggio, appunto, dimmi, scusatemi che ho perso qualcosa, creare il personaggio è la cosa più importante. Una cosa che io mi sono accorto, che forse siete accorti anche voi recentemente, è che gli stessi personaggi continuano sempre a riapparire nei film. Tipo uno che specialmente nei film comici, è il personaggio sbruffone, arrogante, che è convinto che lui sia il migliore, che spiega come vanno le cose. Questo un po' viene dalla comicità degli anni 50 già, perché insomma già i comici prendevano in giro il pubblico e quindi il cinismo è sempre stato un po' l'origine della comicità. Ma nei film c'è un motivo per cui questo personaggio continua sempre a ritornare. Il motivo è appunto perché si dà preferenza e precedenza alle storie. Una cosa che voi tutti scoprirete se cominciate a fare il lavoro di registi è che noi lavoriamo sempre con i capi degli studi, gli executive, e le discussioni che si fanno sono appunto i discorsi sulla storia, su dove va la storia, e una delle cose principali è quella che in America si chiama il character arc, che sarebbe l'arco del personaggio. E creando un personaggio arrogante, sbruffone e un po' odioso, crea una premessa che mette in movimento una storia molto semplice. Se è un personaggio arrogante e molto antipatico, sappiamo cosa deve imparare, a che punto della storia avrà un ostacolo che lo farà cambiare, lo renderà più umile, per poi arrivare alla fine del film in un modo molto elegante a cosa ha imparato. Questo certo è importante, ed è una cosa che voi scoprirete, è fondamentale avere in una storia una struttura di personaggio, ma il rischio è che crei personaggi odiosi. Come ad esempio adesso vi faccio vedere. Vi farò vedere dei disegni del Panda primo. Questi sono più di 10 anni di disegni, non sono miei, erano di uno degli artisti che lavorava con me. Quello che voglio farvi vedere è che Panda Po, il personaggio che io adoro, è nato come uno stronzo. Uno di questi concetti, vi faccio vedere, era Po,
tra l'altro io assumo che voi abbiate visto il film, perdonatemi. Nel primo film Po viene scelto come il guerriero dragone e lui naturalmente, come vedete nel film, è felicissimo. Ma la versione originale, Po era un stronzetto che era lì e provava a vendere wind chimes, quelle cose cinesi che sbattono nel vento. Se dei disegnini, scusate, disegni orribili di questo ragazzo che si chiama Jack, che lui era lì che vendeva le sue cose, faceva i cazzi suoi, scusate, faceva i fatti suoi. Faceva i fatti suoi, provava a vendere cose, e Shifu stava provando a scegliere il guerriero dragone, mentre Po continuava a interrompere. Provava a vendere, c'è Shifu che dice, oh, sfigato, lui si gira, sfigato, io? Ma che spiego chi è lo sfigato sei tu, perché tu che lavori col tuo capo, che al tempio appunto era Uwe, che era un po' più senile, un po' rincoglionito. E probabilmente lui continua dicendo che tu sei uno dei capi che vive nella tua torre d'avorio pensando che voi master siete più bravi di noi, e lui continua con questo atteggiamento spavato a dire che lui era più bravo di lui a fare il Kung Fu, gli farebbe, lo picchierebbe facilmente, e continua in questo modo odioso. E la scena che seguiva, Po era scelto come guerriero dragone per sbaglio e arrivava nel palazzo di Giada, mi sembra si chiama in italiano, dove lui aveva questo atteggiamento spavato guardando, ma questa sarebbe un'armatura, ma questa sarebbe un'arma. E questo personaggio era chiarissimo, ci dava una storia molto semplice, sapevamo dove doveva arrivare, cosa doveva imparare, cosa finiva alla fine del film. Il problema, questo personaggio è uno stronzo insopportabile. E non è un problema piccolo, questo è un problema enorme per noi. Allora cosa abbiamo provato a fare? Certo, ci dava anche un film molto comico, perché il concetto comico di questo è che un personaggio cinico che non vuole fare una cosa, forzato a farla, è una cosa che nel cinema esiste sempre nella comicità. Però appunto per noi il problema è il fatto che lui non era amabile, era un vero problema. Allora io, ai tempi, vi faccio vedere i miei primi storyboard del film, ho provato a suggerire il contrario. Ovvero, se invece di fare che lui rendere la comicità, la fonte della comicità, il suo cinismo, ovvero non voglio fare una cosa ma essere forzato a farla, se invece lui fosse il più grande fan di Kung Fu, il più grande amatore di Kung Fu che si trova a farlo, come se il più grande fan di Star Wars, si trova, di Guerre Stellari, si trovasse in una nave spaziale, se il più grande fan di Harry Potter si scoprisse di avere poteri magici, potrebbe essere una gran fonte di comicità. E ho fatto questi schizzi orribili per provare questa versione, in cui lui veniva scelto, si aprivano le porte, lo portavano dentro, pup, scappavano fuori, e lui non capiva cosa è successo, guardava, dice, ma mi aveva indicato a me cosa vorrà dire, si gira, vede dov'è, si riguarda il dito, capisce, impazzisce, comincia a urlare e riconosce tutto, perché lui è un super geek, non so come si dice in italiano, è un super fan, e riconosce tutto, l'armatura del rinoceronte volante, scappa, guarda le armi, specie non vuole toccare, ma non può toccare, comincia a tirare, corre, quel dipinto, ci sono dipinti di quel dipinto, e va, il tridente, le cose, questo dipinto, e impazzisce completamente, c'è pure una carta geica, non chiedete perché, non me la ricordo. Impazzisce finché vede il vaso dei Whispering Warriors e da lì si ricorda la storia continua che lui praticamente lo rompe e va avanti. Ma questi erano solo degli schizzi per dimostrare che è possibile divertirsi e fare più comicità se lui invece di essere il cinico è uno che ama il Kung Fu. E a quel punto abbiamo chiesto a Jack Black a sviluppare il personaggio con noi. Vi faccio vedere delle scene di Jack Black, sono in inglese naturalmente, in cui lui ha provato a fare delle scene, perché lui era anche uno un comico che si basava sulla cinicità. È possibile vendere la comicità dall'amore di un personaggio, dalla passione verso qualcosa? E lui qui si è inventato una scena che poi è venuta nel film, in cui lui chiedeva ai Furious Five, che è la tigre, non so come si dice in italiano, la tigre, il serpente, l'amante, a farsi picchiare, perché è talmente fan di Kung Fu che l'idea di essere venerato da loro era una cosa stupenda per lui. E quella è una cosa che ha inventato lui. Questo appunto è lui che provava la comicità dalla passione. No way. The Sword of Heroes said to be so sharp you can cut yourself just by ouch! Quando riconosceva tutti gli oggetti nel palazzo. Okay, cool. And I've never been more ready to start Kung Fu lessons. I'm warmed up. No more souvenirs. That's kid stuff. Let's do it for real. Bloody knuckles and broken bones. My bones? Fine. Alright, if that's what it takes, then that's what it's gonna be. La battuta che si era inventata lì era che lui diceva che d'ora in poi io non ci suggerire che prendo saranno le ossa rotte. E invece, alle mie ossa rotte. Benissimo, non c'è problema. E l'idea che lui potesse essere così appassionato al Kung Fu, che amava il Kung Fu così tanto, e comunque essere comico, è una cosa che ci ha aiutato moltissimo a capire se potevamo divertirci con lui.
Da quel punto abbiamo cominciato a riempire il film di momenti in cui Poe amava quello che vedeva. E letteralmente qualsiasi scena continuavano a staccare e andare su Poe. Abbiamo raggiunto delle scene di questo tipo dove c'è Tyler che si fa un movimento e subito vediamo Poe che si innamorava. Mostra super figa, kish, e lui atterra di nuovo su Poe, adorante, crollava, e se lo prende come souvenir. E questo è diventato uno dei primi test di animazione che abbiamo fatto nel primo film. E questo per me era uno dei momenti in cui sapevamo che potevamo divertirci con Poe, perché quello che ci piaceva era appunto creare momenti in cui non solo la sua comicità non veniva più dal cinismo, ma veniva proprio dalla sua passione. E da allora, quando ho fatto questo film, quando gli studenti, qualcuno mi chiede come si fa a creare un personaggio amabile, un personaggio che ci piace, e la risposta è una delle cose più complicate che si può esistere nel cinema, però una cosa che io so, che per me è fondamentale, è uno dei vostri strumenti più enormi dei registi, sarà l'empatia del pubblico. Ovvero, certo, potreste divertirvi con un personaggio cinico che si diverte e vi fa divertire basandosi sul suo cinismo e sul suo discorso di qualcosa, ma nessuno dei vostri spettatori amerà il personaggio, a meno che non fate vedere al vostro pubblico il vostro personaggio che ama qualcosa. Quindi scene come questa era molto più semplice, ma ci sono delle scene del film in cui vi suggerisco sempre di trovare momenti in cui smette il dialogo, alzate la musica, trovate uno stacco del loro personaggio principale, un carrello lento verso di lui e far veramente vedere che lui ama qualcosa. Sembra una sciocchezza, ma far vedere un personaggio che ama qualcosa è l'unico modo per far sì che il vostro pubblico ami il vostro protagonista. E questa per me è una cosa che veramente mi ha cambiato, non che non l'avessi un po' capita prima, ma vederle proprio creandola su un personaggio e vedere come potessi animare questa cosa e potessi cambiare il mio amore per Poe stesso, è una cosa che veramente mi ha cambiato molto. E da allora, anche quando ho lavorato su questo film, che in Italia si chiama Dragon Train, grazie, chiamato Change Your Dragon, è una cosa che io ho creato per tutto il film, le scene in cui Hiccup guarda il drago, l'abbiamo rallentate tutte, facendo veramente sentire che lui si stava innamorando di questo amico. È diventata una cosa fondamentale per me. Dunque, da allora, per conto di questo, parlavamo anche di arrivare a Panda 3. Perché la cosa interessante di Panda 3 è che abbiamo avuto un simile problema. Dovevamo creare un nuovo personaggio. Ci sono tutti gli stessi personaggi che tornano con lo stesso cast americano. Il nuovo personaggio era il padre di Poe, che sarebbe Lee. Che in America è fatto da Bryan Cranston, che forse voi conoscete qui perché lui ha fatto una serie che si chiama Breaking Bad, che forse l'hanno portata, vero? Sì, sì. C'era uno che ha applaudito, bravo, lui piace. Perché gli piace l'anfetamina, sono sicuro. Dunque, la cosa interessante di lì è che, di nuovo, quando abbiamo cominciato a creare questo personaggio, l'istinto dello studio era di chiedersi cosa serve alla storia, cosa ci serve per far sì che la storia sia interessante. E l'istinto, naturalmente, anche mio può essere, è di creare contrasto. Per far sì che la storia cominci, che abbiamo un grande stimolo per cominciare, abbiamo bisogno di contrasto, ovvero, se Poe è un certo tipo che è un buffone, burlone, stupidone, se gli diamo un padre che è più rigido, è più forte, tra l'altro forse molti di voi possono anche relazionarsi a questa idea, magari che volete fare gli artisti, magari uno dei vostri genitori dice no, non dovete fare l'avvocato. E questa è una cosa che può succedere spesso e è una cosa che è ottima per creare un movimento per la storia, il contrasto tra due personaggi. E abbiamo cominciato a fare un po' di prove in cui Poe faceva vedere la sua vita al padre, ma il padre non approvava di questo, era molto rigido, era molto scontroso, e abbiamo fatto un po' di prove. Quello che vedete adesso sono delle animazioni molto sporche, molto rough, e altre immagini che vedete che si chiamano layout, che sono semplicemente dei manichini in 3D che si muovono, per studiare un po' come mettere le scene. And I'm the dragon warrior! Look, let me show you some of the moves. What the hell? You don't know. Sorry. Pandas are not meant to do kung fu. We're not meant to take hot baths or sleep on beds. But I like kung fu. You don't belong here. You belong with your kind, Feng Po. You belong with me. Get some rest. Drink some water. We leave tomorrow. Scusate, mi sono dimenticato che era in inglese.
quello che succede è che Po appunto sta dicendo, faccio vedere Kung Fu, guarda come sono bravo. E dice, no, i panda non fanno Kung Fu, i panda non dormono neanche nel letto, i panda dormono per terra, domani partiamo. Questo di nuovo, appunto, come dicevo prima, crea una storia molto chiara. Po e il suo padre dovranno affrontare gli ostacoli assieme, dovranno soppassare le loro differenze per poi unirsi e legarsi alla fine del film. Chiarissimo. Come dicevo prima, questo personaggio è uno stronzo insopportabile. E questo è un problema serio, di nuovo, perché ancora, se ci chiediamo soltanto a cosa serve la storia, ma se nessuno del vostro pubblico ama il personaggio, non funzionerà mai. In questo problema era ancora più grande per noi, perché il concetto di questo dell'inizio del film è che arrivava il padre, poi il panda, e lo portava al suo villaggio di panda. Quindi se in più arrivava un personaggio che noi odiavamo e portava poi via a tutto ciò che amavamo, che sono i cinque, le tigre, il scifo e il villaggio, lo avremmo odiato e il film non avrebbe mai funzionato. In più, per voi che, per quel ragazzo, uno che amava Bryan Cranston, una cosa abbiamo scoperto è che Bryan Cranston, dopo aver lavorato per 5 anni su questa serie super drammatica, aveva una gran voglia di fare comicità. E ogni volta che gli aveva una scena che era un minimo comica, lui la portava a dei livelli incredibili. 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 Ecco. Now remember, Poe, pandas don't just work hard, we play hard. Oh, am I kidding? We don't work. Aveva veramente una gran voglia di divertirsi e lui ci ha fatto rendere conto che forse... Certo, la storia ha bisogno di contrasto e conflitto tra i personaggi. Ma forse cosa ha bisogno di un personaggio? E una cosa ci siamo resi conto è che se ci siamo innamorati di Po per essere un semplicione, simpatico, che ti divertiva, invece di sforzarsi di farci contrasto col padre, perché non lo facciamo uguale a Po? E già abbiamo cominciato semplicemente a fare delle pose. E già dice, ma guarda com'è più adorabile, guarda che bello. Poi provando con delle frasi improvvisate da Bryan Cranston, abbiamo fatto le prime teste di animazione, tipo questo. Oh, right, you wouldn't... No. Oh, okay, see, Little Lotus was the name you were given at birth. Oh, yes. Well, see, I want fat, because that's our... But your mother loved flowers, so... Little Lotus. Io già, vedendo scene così, sapevo che con lui avrei voglia di andarmi a rifare la patente. Perché è un personaggio adorabile, molto più divertente. Naturalmente, gli studi, come la DreamWorks, nelle conversazioni che abbiamo giornalmente... che si parla sempre della storia, quel concetto, il dubbio naturalmente viene fuori, ok, ci divertiamo, ci piace, sono simili a Po, ma dove va la storia? Se sono uguali, che problema devono, che ostacolo devono varicare loro, se quella è una parola in italiano. Allora, per convincere del fatto che non hanno questa la direzione giusta da fare, io ho inventato una scena per il film, basandomi sulla scena in cui noi ci eravamo innamorati di Po. Noi ci eravamo innamorati di Po nel primo film, quando lui correva nel palazzo sperando di poter giocare con tutte le cose che lui adorava. E ha detto, perché non ricreiamo quella scena? La rifacciamo uguale, solo in cui finalmente Po ha un alleato uguale a lui. E se faccio vedere gli storie che abbiamo fatto, non questo, questo. In cui probabilmente abbiamo ricreato quella scena. Prova a fare in italiano, non me ne ricordo come. Si apre la porta, nella stessa location. Wow, ti fa vedere, papà, questo è il palazzo di Giada, dove ci sono tutti i grandi artefatti del Kung Fu della storia. Scusate, i disegni sono molto sporchi. Però stai attento, tutto molto fragile, quel tipo, il vaso, che una volta uno scemo l'ha rotto. Devi fare delle stesse cose, dici, ma questo qui, l'armatura del rinoceronte volante. Fai vedere, ma voglio vedere questo, corre di là. È la balestra del Master Ram. Qua, guarda, sono gli elementi del Master Art. Questa è l'armatura del Maestro Delfino. Ups. Qua c'è, non mi ricordo come si chiama questo in italiano, gli fa vedere tutte le cose finché vede che il padre si è messo la natura. No, ma cosa fai? Non possiamo toccare niente! Ah, scusa, scusa, che faccio? La rimetto a posto? Sì, dovresti, ma... Ma sei così figo! Dimmi, che effetto fa? Come ti senti? Ti senti vicino? Ti senti stupendo? Lui se lo gode, poi vede un oggettino strano. Cos'è questo? Lo tira. Poi naturalmente impazzisce. E qui il padre gli dà l'ultima spinta di cui lui aveva bisogno, dice, c'era qualcos'altro con cui volevi giocare qui, figliolo? La camera si gira e ci accorgiamo che questi sono come due bambinoni chiusi in un negozio di giocattoli di notte. Infatti, comincia la musica e questi cominciano a impazzire, a giocare a tutto. Corrono, si mettono le cose addosso, le spalle, più veloce, più veloce! Mettono gli elmetti alle dita per fare le battaglie. Corrono sugli scuri. Girano, girano, girano.
Dai, che basta. E ricomincia la musica, e giochiamo. Attacco al delfino! Pum! Ritirata del delfino! Era un po' un cavallo. E poi, poi un'altra cosa che abbiamo provato a fare era incorporare il linguaggio iconico di relazioni tra padre e figlio, forse più americani che italiani, tipo loro che giocano a baseball, però con delle armi letali. Infatti un po' di questa iconologia di persone di padre e figlio che mentre giocavano si anche univano e si sentivano più vicini, continuano a giocare, corrono, scherzano, la musica continua, ci divertiamo. E ad un tratto, naturalmente, ups, saluta, ancora con gli elementi sulle mani, e arriva il rinoceronte, e allora li guardano confusi, e mi ci prendo, e il rinoceronte. Tira giù e lì naturalmente rompe lo stesso vaso. E questa è una cosa che quando poi ho fatto vedere questo concetto tutti appunto hanno detto ok, chi se ne frega della storia, amiamo questo personaggio. E quello vi assicuro è il punto dove voi dovete arrivare come registi. La storia è importante ed è fondamentale, ma è fondamentale per voi creare il personaggio stesso in cui si costruisce la storia attorno. Io avevo anche preparato la scena vera e propria in inglese da farvi vedere, ma voi avete appena visto il film, lo volete vedere? Io ve lo faccio vedere. This is Master Flying Rhino's battle armor. I wonder if I could fit in that. Get out of my head, Dad, I've wondered the same thing. If I could fit it, if you could know if I could fit. Oh, Dad, check it out! Master Ram's crossbow, the infamous gift. Hello? Quindi la cosa che vi suggerisco, quello che vi ho spiegato di queste cose è, come registi, avendo voi, è importante che facciate scelte che vi diano una storia solida, una struttura solida e una sequenza narrativa che funzioni, ma non deve essere mai fatta a discapito del personaggio. Per me è fondamentale che la vostra, che praticamente che riuscite a usare l'empatia del pubblico per riuscire veramente a innamorarvi del vostro personaggio. Così che poi, una volta che avete un personaggio che voi amate, potete creare un'avventura, che sia andare a rinnovare la patente, che sia un'avventura intorno al mondo, e a quel punto voi potrete veramente godervi l'esperienza. E per dimostrare questo punto, l'ultima cosa che volevo farvi vedere era una scena di How to Train Your Dragon, del film dei Draghi. Non del terzo. È la scena più importante del secondo. Io, prima che avessi cominciato a fare il secondo film, hanno chiesto a me e Dean, il regista, di immaginarsi cosa potrebbe succedere di nuovo. Io ho semplicemente fatto un test di storyboard, che adesso vi faccio vedere. Questo è veramente, veramente rough, ragazzi, quindi vi chiedo di perdonarmi. Ma era semplicemente un concetto che mi sono immaginato per vedere cosa possiamo vedere di nuovo di Hiccup e Toothless. E qui semplicemente c'è questa scena in cui Hiccup reintroduciamo i personaggi, in cui Hiccup vola, si vede loro che volano su dei disegni sporchissimi, vola in giro. Questo è il modo in cui ripresentavamo i personaggi al mondo. E dice, Hiccup, Toothless, siete pronto? Ci proviamo di nuovo, mettete su qualcosa, fate qualcosa che noi non capiamo con degli ingranaggi strani. Si tira giù e ad un tratto si lascia andare. Clic. Si lancia, slaccia qualcosa, si infila le mani, pronto? Vai! Volano, tutte le spa sotto di lui, col calore delle fiamme, Hiccup riesce a volare. Volano insieme, poi ad un tratto gli arriva una roccia incredibile. Prova a salvarlo, ma voi sapete che non può volare da solo. L'unica cosa che può fare è scoppiano a terra insieme. Questa è una sorta di schizzi che avevo fatto immaginandomi cosa potesse succedere di nuovo nel film, cosa potrebbe essere di più interessante da far vedere Hiccup e Toothless. Cosa che poi è successo? Che questo qui è una delle prime scene che è stata fatta del secondo film, è stata messa in produzione, l'hanno renderizzata e l'hanno finita. E poi, quello che è successo è che hanno deciso di rilasciare questa scena su internet per reintrodurre i personaggi ai loro fan. E la cosa che vi faccio vedere adesso, per parlare appunto di quanto sia importante un personaggio, è una cosa che io non sapevo esistesse, ma recentemente, magari voi che siete giovani lo sapete, i ragazzi
per come recensare come recensione alle cose che vedono, semplicemente si filmano mentre vedono una cosa, guardano un trailer, guardano un video, filmano se stessi delle loro reazioni e poi mettono su quel film, su quel video su internet. E noi non ci aspettavamo che molti dei fan dei personaggi di Hiccup e Toothless avevano aspettato 4 anni non solo per vedere una storia, non solo per vedere un film, ma per rivedere i loro amici. Perché alla fine, quando sei un regista, la cosa che riesci a fare, se fai un buon personaggio, è dare dei nuovi amici ai loro fan. E se faccio vedere qualcuno ha montato tutte le reazioni dei fan di Hiccup e Toothless a vedere questo film, adesso ve lo faccio vedere. Io ogni volta che ho dei dubbi del mio mestiere, mi riguardo questa scena. Mi emoziona ogni volta, come un bambino, mi metto quasi a piangere. Se lo trovo, non lo trovo. Se siete fortunati per riuscire a fare il mio mestiere, non è questo il motivo per fare questo mestiere. Io ho fatto dei disegnini orribili sul mio computer, ci ho pensato a cosa inventarmi, è successo questo, perché alla fine se siete fortunati a fare come registi, non è che il vostro mestiere sarà veramente di raccontare storie, di fare gran cose, chissà fare quanti soldi, ma di creare personaggi che la gente impazzirà per riuscire ad averli come amici. E questi ragazzi hanno aspettato 4 anni per passare tanto del tempo con loro. E quando vedo questo, veramente mi dà speranza in questo mestiere, mi fa voglia di ricominciare ogni volta. Spero che voi tutti avete questa opportunità un giorno. Grazie.